torniamo a dire, in questa puntata stiamo parlando dello SPEC che nasce come prodotto autoadesivo fondamentalmente, però esiste una brillante variante, versione puntina Puntino. che è legata a questo animale che è la bufala, che è ricchissimo di comunque pregi, perché si tratta di una carne straordinaria, poi dei derivati di latte, derivati straordinari, e quindi abbiamo anche il nostro speck di bufala, al quale quindi possiamo abbinare in questo caso anche il Il nostro nostro bombino, Sauvignon, il il nostro nostro Bonsovignon. Bon Sauvignon, e dare appuntamento ancora una volta agli ascoltatori e telespettatori di Enogastromania. A te ancora una volta, spero che ci tornerai a trovare Senz'altro, Sergio senz'altro. Gobbi, sommelier di Latina da scoprire. Noi ci occupiamo adesso di questo speck che ha bisogno di noi. Non so perché, sta qui tranquillo, così bello lucente. Adesso la nostra regia se ne occuperà nel dettaglio, abbinandolo, come ha detto Sergio, a questo straordinario fresco per temperature, per acidità, Sauvignon. Spero di prendere un voto alto in enologia. Non si sa, di migliorare. Ti ringrazio Sergio Gobbi. Ringrazio ancora una volta i telespettatori di Enogastromania e vi do appuntamento al prossimo incontro. Cin cin!